sento benissimo. Ho tutto quello che desideravo da adolescente. Solo che questo avviene 70 anni dopo. Non devo andare a scuola oppure lavorare. Ogni mese ricevo una paghetta che sarebbe la mia pensione o il mio appartamento e mi faccio gli affari miei. Possiedo la patente e la mia auto. Le donne che frequento non hanno paura di restare incinta. E io non ho neppure l'acne. La mia vita è fantastica. Ho modificato i clacson della mia auto con suoni di spari. Ora le persone si spostano molto più velocemente. I giorni in cui le ragazze cucinavano come le loro mamme sono finiti. Ora queste ragazze bevono come i loro padri. La vecchiaia è arrivata in un momento sbagliato. Quando ero bambino pensavo che l'ora del pisolino fosse una punizione. Ora mi sembra una piccola vacanza. La bugia più grande che mi dico è: non ho bisogno di scriverlo, tanto me lo ricordo. Non so che cosa però. Non ho i capelli grigi, sono un po' brizzolati, però ho momenti di saggezza. Sono un uomo molto saggio. Certo che parlo da solo. A volte ho bisogno di consigli da un esperto, anche perché alla mia età essere fortunato significa entrare in una stanza e ricordare perché ci sono entrato. Avrei tanti altri amici a cui inviare questo scritto, ma scusatemi, al momento non riesco proprio a ricordare i loro nomi. Ora mi chiedo, ma questo scritto da dove è venuto? Te l'ho mandato io? Oppure me l'hai mandato tu? Boh.